Ludo, ho capito che siamo a Natale, ma ti è toccato come a Befana. Spiritoso. Giulia, ma con chi stai? Sono con la mia famiglia, è Natale. Un Natale italiano. Ma non senti fritte le chiappe? A me sembra di essere solo il sex. Io tengo un culo fritte. Ma che cavolo di lavoro fa nostro figlio? Fa lo youtuber, una roba di noi giovani. Lo youtuber? Ma che cos'è? Un lavoro virtuale? Virtuale? Qual è il problema? Ma con la tua ragazza non è così. Parli al computer e... ma non ci metti mai la lingua in bocca, ma scusami. Dai, per favore. Una bella linguetta. Ciao a tutti ragazzi, qui Aue, dove è Todd? E come sapete, io e Gianni abbiamo delle crisi di identità. Nostro figlio è pazzo, parlo con pazzo. Amici del web, come potevano mancare gli auguri di Natale del vostro Leo? L'è troppo bello il mio figliolo. Babbo, mamma, dovete stare in silenzio. Una, due. Che botte di sparaus. Dottore, senta che profumo di iodio oggi. Odiami iodio, antica roba. Dove sei? Vai Peppino, fammi vedere il tuo swing. Pam, pam. Ma ho finito le palline. Pure io. Hai azionato la chat, ma come hai fatto? A culo. Io voglio trombare con te. Ma è una cosa meravigliosa. Fatemi passare, pista. Tranquillo, siamo quasi arrivati. Già c'ho freno a mano di rado. E calla, mi si è piegato il freno a mano. Ma tu sei una bella gnocca. Ma che gnocca, cosa dico? Tu sei un bel gnoccolone pacciarotto. Ah, che dolore eccitante. È un Natale italiano dove vive l'amore. Senti, ho questo ragazzotto bruttarello. Non hai da presentargli un'amica? In realtà ci sarebbe mia sorella, la gemella. Un Natale italiano. Provate a indovinare quante commedie hanno vinto un Oscar. Beh, allora, sappiamo che l'Academy predilige film drammatici che trattano problemi sociali o altri temi importanti, no? I biopic su personaggi che hanno cambiato il mondo, film con grandi budget e star famose, piuttosto che piccoli film indipendenti. Però è davvero sorprendente che siano state solo 6 le commedie a vincere il premio per il miglior film nella storia del cinema. E sono Accadde una notte del 34, L'eterna illusione del 38, la commedia musicale La mia via del 44, Tom Jones del 63, La stangata del 73 e Io e Annie del 77 di Woody Allen. Poi ci sono quei film vincitori che sono un ibrido, no? Hanno una vena comica, come L'appartamento del 60, Voglia di tenerezza dell'83, A spasso con Daisy dell'89, Forrest Gump del 94 e Shakespeare in Love del 98. Cosa ne pensate? Vi vengono in mente altre commedie che secondo voi potrebbero vincere l'Oscar o che avrebbero dovuto vincere l'Oscar o che vi piacciono da morire e volete dircele? Fatemelo sapere qui sotto e io vi aspetto al prossimo video.